Oh ragazzi, io praticamente un degrado del genere, un disagio del genere, non l'ho mai visto in tutta la mia vita. Mi trovo in una delle vie di questo quartiere, di questa zona di Francoforte, e immaginatevi 15-20 vie piene di sale giochi, piene di locali striptease, pieni di case chiuse, pieni di bordelli, ma soprattutto pieni di persone che fanno uso di sostanze, persone disperate. Fate conto che qua nel marciapiede abbiamo così un pisciatoio all'aperto, che sarebbe questo. Qua diciamo è molto pericoloso riprendere, e vi dico perché per esempio hanno messo questo pisciatoio qua all'aperto nel marciapiede di fianco alla strada. Perché comunque la gente avrebbe comunque fatto i loro bisogni e avrebbe fatto quello che voleva. Qua c'era anche la stanza del buco e vi dico, ho girato posti degradati in Perù, ho girato posti degradati a Napoli, ho girato posti degradati in Argentina, in Messico, ma delle situazioni del genere non l'ho mai viste in tutta la mia vita. Tutte poi concentrate così in un quartiere, sarebbero 10-15 strade. Qua abbiamo per esempio è un po' un pericolo riprendere, qua abbiamo per esempio, lo vedete, no? Questo è un orario, essendo anche sabato sera, è un orario dove la concentrazione anche magari di giovani che vengono dall'interno della città, c'è una concentrazione anche di gente che viene dagli altri quartieri di Francoforte un po' più alta, quindi magari ci si può un po' confondere così col cappuccio, si può anche riprendere, però tipo tra un'ora o fra due ore qua è il vero Far West. In circa 20 minuti passeggiando qua mi hanno fatto proposte, ho visto situazioni di ogni genere, molte persone anche disperate alla ricerca di soldi, alla ricerca di sostanza. Lì abbiamo la classica signora che cerca i fund, ma qua davvero ragazzi, adesso qua sto andando verso la stazione, voi dovete immaginarvi 10-15 vie, questa qui magari è stata la più accessibile, 10-15 vie dove un universo parallelo, dove sembrano quelle immagini da certi stati degli Stati Uniti, dove si vedono le vittime di fentanyl o comunque persone ridotte molto male, e questo qui davanti alla stazione di Francoforte. È incredibile, anche prima mentre giravamo, sono in compagnia, anche prima mentre giravamo senza telefono ovviamente, ci siamo trovati in mezzo a situazioni rischiose, no? La città di Francoforte, in generale anche il governo, negli anni ha sempre cercato di contenere questa situazione, a volte anche di annullarla, ma non c'è stato verso. È già la seconda volta che vengo qua e la prima volta, vabbè, ho subito anche un'aggressione, sono stato un po' troppo avventato a girare col telefono, era una situazione diversa, adesso sabato sera c'è un po' più gente, c'è un po' più di confusione, non do nell'occhio, ma normalmente qua la situazione di degrado e di degrado veramente è 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e la città ha provato molte volte, come dicevo, di contenere tutto questo, ma non c'è stato verso. Ma incredibile, è stato proprio veramente, ne ho viste situazioni, ma come questa qui, incredibile. Questa qui è l'altra faccia della Germania, e situazioni del genere si possono trovare in qualche zona di Berlino, in qualche zona di Amburgo, di Brema. E diciamo che in generale in ogni città tedesca
c'è qualche stazione principale o anche secondaria dove comunque di fianco c'è un parchetto, un piazzale, e si ritrovano persone senza tetto o comunque persone che sono rimaste ai margini della società, quindi alcolizzati, tossici, e fanno gruppetto, ma di solito non danno fastidio a nessuno, ovviamente. Ma qua la cosa è proprio, comprende un quartiere intero. Adesso siamo un po' svincolati da tutto questo, stiamo cercando la mia automobile. Tu sai dove stiamo andando? La ragazza qua è di Francoforte e prima volta che sono venuto qua, vi dicevo, col telefono, un po' così imprudentemente, col telefono riprendo, e un gruppo di persone al lato della strada si vede che gli ho dato fastidio e mi hanno tirato una bottiglietta di Jägermeister di vetro, vabbè. E la contraddizione, ops, scusa, e la contraddizione è che a pochi passi da tutto questo c'è il polo finanziario, uno dei poli finanziari più importanti d'Europa. Vedete? In più la BCE, e così. Voi non sapete, ma qua è davvero un rischio praticamente. Beh, per lo più il disagio, col disagio intendo persone disperate, con problemi di dipendenza, di persone senza fissa dimora. Però vi dico che girare così col telefono, come sto facendo io adesso usando un telefono e un cavalletto, è proprio un'esca per qualcuno che te lo voglia prendere, te lo voglia rubare, ecco. Però vi faccio vedere qualche immagine, dai. Siamo di fianco all'ingresso, al piazzale della stazione. Capito? Qua è il bordello, qua è la giungla. Ok, here, that's a bar, Jesco. Il fatto è che io da solo verrei volentieri, però essendo in compagnia senti un po' anche la responsabilità, no, di andare in certi posti. Questa è una zona già un po' più tranquilla. È incredibile, Francoforte è incredibile. E' anche incredibile il fatto che la grande differenza tra il tasso di illegalità in questo quartiere e nel resto della città. Molte persone sanno, la maggior parte delle persone di Francoforte sanno che qua la situazione è questa e semplicemente non ci vengono in questo quartiere. Quindi qua è una città parallela dentro la città. Ed è pieno di gente, è come la calamita dei disperati della Germania, ecco. Questo è, signore e signori, questa è l'altra faccia della Germania. E quando nei video, quando praticamente anni fa, già da 2 anni fa, avevo cominciato a dire state attenti, o meglio comunque ad avvertire o comunque a dare un segnale, state attenti che comunque se l'economia tedesca dovesse andare veramente in crisi, la Germania è una pentola a pressione pronta ad esplodere, ma non per il problema non solo per il problema delle dipendenze o di persone magari sbandate, no, proprio socialmente, a tutti i livelli, ma speriamo che questo non succeda comunque, vuole essere, questo non voglio parlare per forza negativamente del futuro, no, insomma.